Il programma di Bianca Berlinguer, e sempre Carta Bianca, in onda su Rete 4, è giunto alla sua ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva. La puntata di martedì 25 giugno, come di consueto, si è aperta con la partecipazione di Mauro Corona, l'alpinista e scrittore che in TV fa ormai coppia fissa con la giornalista. I due in passato hanno avuto alcuni contrasti, spesso molto duri, culminati quasi sempre con le sfuriate dello scrittore, salvo poi chiedere scusa per le sue intemperanze. Bianca Berlinguer, dal canto suo, ha sempre perdonato le uscite anche poco felici di Mauro Corona. Questa volta però l'ospite sembra da subito ben disposto e in apertura si complimenta con la conduttrice per la sua avvenenza. Bianchina, mi permetta, questa sera la vedo particolarmente bella, al di là dell'abbigliamento sottolinea mi ha messo agitazione perché la bellezza crea inquietudine, non so se sia perché siamo in prossimità delle vacanze. La conduttrice, un po' imbarazzata, lo ringrazia. Bianca Berlinguer, secondo lei io come trovo altri amanti televisivi come lei? Lo scrittore lascia intendere, scherzosamente, che potrebbe essere molto più di un amante televisivo, e parla della prossima stagione. Speriamo bene, speriamo di tornare perché i bilanci si fanno alla fine, dichiara. Bianca Berlinguer assicura, torniamo sicuro il prossimo anno. A meno che lei non abbia altri amanti a sostituirmi, dice ammiccante Mauro Corona. Secondo lei io come trovo altri amanti televisivi come lei? Ci hanno provato a dividerci, ma non ci sono mai riusciti. Quando andrò in pensione, lei troverà altri posti dove andare, lo rassicura scherzando la conduttrice. Ma Mauro Corona continua con la sua dichiarazione di stima. Se finisce lei, se va, collocata a riposo, io basta, non mi accaso da un'altra parte. Se vengo da lei, mi profumo, mi vesto bene e le porto rose rosse. Mauro Corona insiste con le sue avances a Bianca Berlinguer e dice, mi ha definito amante televisivo, ma volendo sono anche un altro tipo di amante. Ma se lei sta là e io sono qua, dice Bianca Berlinguer prima di ascoltare la replica di Corona. Stia buona, non abbia fretta, ribatte lo scrittore. Abbiamo tutto il tempo, tanto siamo due ragazzini, ironizza la giornalista. Queste faccende non bisogna programmarle, insiste l'alpinista, devono accadere e prima o poi accadrà. A quel punto, Bianca Berlinguer scherza e aggiunge, basta, che poi dicono che sto invitando Corona per fare accadere ciò, ma tanto se non viene neanche volendo potrebbe succedere. Alla fine, Mauro Corona fa una promessa alla conduttrice, se vengo da lei, mi profumo, mi vesto bene e le porto rose rosse. E poi le dico, Bianchina, sono qui, cosa decide di fare? La giornalista prova a cambiare discorso e chiede, che bilancio ne trae dal passaggio da Rai a Mediaset? So che può sembrare una sviolinata a Berlusconi, risponde, ma io mi sono trovato bene. A Mediaset mi hanno sempre lasciato dire quello che volevo, anche in Rai, ma lì erano più fiscali, dovevi vestirti in un certo modo, non potevi indossare delle sigle sulla maglietta, conclude.